Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo video tutorial parleremo del pesce Hemigrammus Erythrozonus, detto anche neon rosso, neon rosa o Glowlight Tetra. L'Hemigrammus appartiene alla famiglia dei caracidi e in natura lo troviamo in Sud America, nel Rio Essequibo, in Guyana. L'Hemigrammus Erythrozonus ha un corpo compresso ai lati, con una piccola bocca orientata orizzontalmente. La livrea è grigio-argentato e tende al trasparente, infatti si possono vedere gli organi interni. Su di essa spicca una striscia rosso-arancio che percorre l'intero corpo, dal peduncolo caudale fino al capo. Anche l'occhio è attraversato dalla linea rossa, le pinne dorsale e caudale sono trasparenti tendenti al rossastro, con l'estremità di colore bianco, soprattutto quella anale. Il colore rosso acceso sui fianchi del vostro Hemigrammus sarà indice di ottima salute. Nel caso contrario, quando lo vedrete sbiancare, sarà invece in un momento di forte stress. L'aspettativa di vita di questo pesce è dai 3 ai 4 anni, soprattutto se ben allevato in acquari da almeno 60 litri disposti in lunghezza. Si ricorda che è un pesce un po' timido, quindi avrà bisogno di un acquario ben piantumato e con i luoghi di ombra in cui potersi nascondere all'evenienza. Il suo biotopo naturale sono le cosiddette acque nere, quindi acque torbide, acide e a bassa durezza. Il neon rosa è socievole e pacifico, vivace ma un po' timido, soprattutto se inserito in numero esiguo. In natura vive in gruppetti non inferiori a 5 esemplari, ma può raggiungere anche gruppi di 15-20 capi. È un pesce ideale per gli acquari di comunità e può stare con pesci di stessa taglia e carattere simile, come ad esempio rasbore, neon, locaridi e corridoras. Si sconsiglia comunque la compresenza in acquario di questi pesci molto piccoli con pesci di grandi dimensioni come ad esempio i ciclidi, perché potrebbero ovviamente diventarne preda. Si ricorda che sono pesci golosi di uova, quindi se si vuole tentare la riproduzione di allontanare le uova di altre specie da loro. Il dimorfismo sessuale non è molto evidente, anche se il maschio è leggermente più affusolato e colorato sia sul corpo in rosso sia sull'estremità delle pinne in bianco. La femmina invece si presenta più tozza, con ventre rotondo e gonfio. I colori sono leggermente più spenti. La riproduzione dell'Hemigrammus avviene in maniera ovipara, quindi le femmine depositeranno le loro uova su delle foglie che poi i maschi feconderanno. Si ricorda comunque che la riproduzione in acquario è molto difficile e per tentare o cercare di che questa avvenga, si può aumentare la temperatura dell'acqua, fornire mangime più proteico e cercare di alzare l'acidità della vasca. Il neon rosa è una specie onnivora, ma prevalentemente carnivora, che in natura mangia vermi, uova e microinvertebrati. Quindi per esaltarne i colori potete fornirgli Tubifex, Chironomus, Artemia salina e Daphnia. Per una maggiore comodità di alimentazione possono essere forniti al Glowlight Tetra anche scaglie e granuli, ovviamente adeguati alla loro piccola bocca. Si ricorda che debbano essere proteici perché golosissimi sia di uova che di invertebrati, ma accettano anche qualche somministrazione vegetale. Le dimensioni massime che può raggiungere l'Hemigrammus Erythrozonus sono 4 cm. Il livello di nuotata, lo spazio occupato essendo spesso in branco, totale. Range di temperatura ideale da 23 a 28 gradi, pH range da 5.5 a 7, GH range da 5 a 15, il KH da 4 a 7. L'Hemigrammus è un pesce quindi che non andrà a alterare assolutamente l'aspetto del vostro acquario e quindi è spesso scelto da acquariofili che desiderano mantenere intatto il loro allestimento. Al dettaglio, un Hemigrammus può costare dai 3 ai 4 euro. Grazie per essere stati con noi su Aquascaping Lab. Clicca mi piace e commenta qui sotto per ulteriori informazioni. Se sei interessato a consigli su aquascaping o schede tecniche di pesci, clicca qui. Grazie per essere stati con noi su Aquascaping Lab. Iscriviti al canale per altre news.